2012 Ivan Harry Kane sta realizzando un murales. Questo qua è una jam session dipinta, la stiamo dipingendo io, Crowman, Pat Moriarty, Martin Lopez Lam, poi Emanuele Fossati, Elena Rapa, Rocco Lombardi, ed è una jam session, quindi un dipinto fatto a più mani. E praticamente è lo spirito dell'ultimo numero della nostra rivista, che è un'unica storia improvvisata da 172 disegnatori da tutto il mondo. Ed è improvvisata, appunto, quindi un autore ha iniziato a raccontare una storia senza un copione prestabilito, l'ha passata all'autore successivo che ha continuato e così via. È andata avanti per 2 anni e mezzo, ce la si è passata in tutto il mondo, ci sono autori americani, francesi, spagnoli, serbi, tedeschi. Ed è stata un'esperienza bellissima, perché si sono unite 4 generazioni di artisti, ci sono autori di 90 e passa anni e ci sono autori di 20 anni. Ho visto anche tra gli italiani Sandro Dossi, uno degli autori storici del classicissimo Geppo. Come siete arrivati a Sandro? Sandro Dossi l'ho contattato, adesso non mi ricordo come l'ho contattato per la prima volta, credo via mail, ed è rimasto molto entusiasta, tant'è che ha partecipato sia al numero precedente e parteciperà anche al prossimo, e questo ha dimostrato una cosa che comunque noi diciamo da tanto, e non solo noi, cioè che comunque non esistono delle differenze di genere. Lui è un autore di fumetti per ragazzi, ha un pubblico comunque giù molto giovane e adesso anche molto vecchio, perché sono gli ex giovanissimi di allora. Però allo stesso tempo va a nozze con autori che fanno cose molto più spinte. E la cosa che ci è sempre interessata in questo progetto di Puck è quella di unire generi, unire gli stili, unire i tipi di narrazione e fare qualcosa che sia un amalgama. Matteo Guarnaccio ha definito l'ultimo numero il primo fumetto OGM della storia. In effetti è vero, poi in realtà è un esperimento che aveva già fatto Art Spiegelman, l'autore di Maus. Lui aveva chiamato 69 artisti, se non sbaglio. Noi abbiamo detto vaffanculo, ne chiamiamo 100 in più, più di 100 in più, così. Poi lui doveva partecipare ma non ha potuto, ha dato comunque la benedizione alla cosa. Io ci tengo a dire che comunque lui è stato il primo a farla, poi si è rifatto a sua volta i surrealisti, cioè il calore squisito è una cosa vecchissima. L'underground mondiale riparte dall'Italia? Ma no, non credo, cioè nel senso sono esperienze diverse. L'underground americano si rifaceva comunque a un certo tipo di movimento, al movimento degli hippie, a un periodo storico particolare, e c'era una scena. In Italia la scena la si vede in situazioni come il crack, come questa, dove si ritrovano tanti autori. In realtà il discorso è semplice, le personalità ci sono. Ci sono tantissime, ci sono state negli anni 60, ci sono anche adesso. Il problema è che bisognerebbe trovare tante situazioni per riunire queste personalità che sono solitarie e fare dei progetti collettivi dove ognuno mantenga la propria identità artistica, ma faccia comunque un discorso globale, insomma, che riguardi non solo se stesso, ma tutto una... E allora così si crea un movimento, una situazione. Le produzioni di fumetti underground hanno avuto un calo in America quando sono nati i negozi di fumetti, e quindi magari quelli che frequentavano gli head shop, che si compravano il fumo e che leggevano quella roba lì, magari non erano gli stessi lettori che andavano in fumetteria a comprarsi e quindi c'è stato un po' una crisi. Il pubblico è interessato al Pack Comic Party, dove lo può trovare? Lo può trovare direttamente tramite noi. Noi abbiamo 2 blog di riferimento. Uno è il mio personale, dove pubblico i miei fumetti e tutte le notizie che riguardano Puck. L'altro è proprio il blog della rivista, dell'ultimo numero della rivista. C'è un indirizzo email, basta scrivere, andare su Google, scrivere Puck Comic Party, salta fuori un blog ufficiale con un indirizzo email, che comunque è la gola di Puck @email.it, questa è l'email, e noi praticamente vendiamo per corrispondenza, perché comunque la distribuzione è una cosa che non va sempre bene per un'autoproduzione, perché comunque ha un guadagno che è troppo elevato rispetto a quello che si può permettere un produttore piccolo.